Riparte il progetto Ring, la rete di servizi che nasce per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne napoletane. A promuoverlo è la consigliera delegata alle pari opportunità Simona Marino ed anche quest'anno, grazie ai risultati raggiunti nella prima fase, torna con una rete di attività che mirano a ridurre il divario di genere. È un progetto che è in via sperimentale, nel senso che noi lo concentriamo per ragioni di rendicontazione europea entro la fine di dicembre, quindi dovrà chiudersi per la fine di dicembre, però è veramente l'avvio di un percorso di acculturazione che io voglio, a cui tengo molto, che credo che sia molto importante per tutte le donne della città, donne ma anche comunità LGBT. Il progetto, con il sostegno dei finanziamenti regionali, prevede la realizzazione di corsi gratuiti rivolti alle donne sull'utilizzo di tecnologie informatiche, la realizzazione di 10 sportelli presso le municipalità, dove sarà attivo un servizio informativo e di orientamento al lavoro e supporto all'amministrazione comunale nelle attività di programmazione di interventi di genere. La cosa più importante di questo prosieguo è proprio l'aver attivato delle palestre digitali. In tutte le 10 municipalità sono previsti dei corsi di 20 ore per le donne che si vorranno iscrivere gratuitamente, che potranno imparare l'uso del computer e quindi anche viaggiare in internet e quindi anche poter entrare nel mondo del mercato. E queste palestre poi consentiranno alle municipalità di mantenere al loro interno il servizio internet e soprattutto i computer.